Premio Italia Informa 2018, uno dei premiati è l'ingegner Francesco De Bettin della DBA Group. Allora, io ho letto la storia della DBA Group, che è una storia meravigliosa. Nasce nel Grazie. 91 come, diciamo, chiamiamola, oggi si direbbe una start-up, no? Fatta diciamo uno studio di ingegneria e di architettura, e oggi è diventata una realtà primaria in questo settore e anche in altri settori estremamente innovativi. 26-27 anni sembrano tanti, ma non sono tanti per partire da dove siete partiti e dove siete arrivati oggi, e poi mi sembra che state sempre sull'ultima frontiera dell'innovazione, della ricerca. Il segreto qual è? Il segreto è quello di mettersi continuamente in gioco e di non accontentarsi mai. La voglia spasmodica di ricercare soluzioni no nuove, mantenendo un focus ben preciso su quello che si è imparato a fare prima e che si vuole fare domani. E quindi è un mettere insieme specialità in maniera multidisciplinare, integrarle fra di loro e non aver paura dell'errore. Ecco, a questo L'importante. proposito, no? Quando lei dice multidisciplinare, perché ho visto che le aree di intervento dove lavorate sono, sì, si collegano, ma sono anche diverse, ci può dire di preciso DBA oggi, perché è un aggiornamento continuo della vostra attività? Allora, noi siamo. La cosa più importante è definire che cos'è DBA Group e poi tentare di spiegarlo semplicemente perché, essendo quasi tutti noi 500 dipendenti e manager degli ingegneri, per noi raccontare le cose è facile, per la gente comune capire le Certo, nostre cose è e il difficile. nostro compito sarebbe quello di farle capire. Ecco, esattamente. Grazie di questa cosa e di questa opportunità. Allora, noi siamo un gruppo di società, ma possiamo dire fondamentalmente una società, che si occupa, che ha come focus, la gestione di tutte le attività di servizio e di supporto al ciclo di vita delle infrastrutture. Nasciamo come ingegneri, ci sviluppiamo come project manager e, aggiungiamo la parte tecnologica a quelle che sono le due specialità precedenti. Abbiamo il focus di stare nel mondo delle infrastrutture, che possono essere singole, un esempio è una centrale elettrica, una diga, un ponte, oppure a rete, cioè interconnesse tra di loro da qualche cosa. Per esempio, un'infrastruttura a rete è un'infrastruttura di telecomunicazioni, dove i nodi sono le stazioni radiobase, se parliamo di telefonia radiomobile, o le centrali telefoniche, che oggi si chiamano anche data center, nel caso della rete a banda larga. Un'infrastruttura a rete, nel caso delle telecomunicazioni, trasportiamo da un punto a un altro delle informazioni digitali. Un'altra infrastruttura a rete è costituita da un insieme di distributori di energia per la mobilità, le stazioni di servizio, per Voi riuscite dirla a in fare in maniera bene questi settori banale, anche anche diversi, diversi? poi spiego perché. Spiego perché, perché il trucco sta lì, la novità industriale sta proprio in quello che lei sta sottolineando ora. Allora, nel caso specifico, dicevo prima, della fornitura dell'energia alla mobilità, che può essere oli, benzine, servizi non oil, di lavaggio, officina, gas, liquefied natural gas, a proposito di quello che stiamo facendo con la TAP, piuttosto che GPL, piuttosto che energia per le macchine elettriche, i nodi sono connessi da strade e chi si sposta, si spostano gli utenti, che sono o persone o merci. Un altro esempio di infrastruttura a rete, che è quello su cui noi stiamo puntando di più grazie alla nostra presenza sulla Via della Seta, è costituita da porti, interporti, distretti industriali e in questo caso abbiamo la totale intermodalità tra il trasporto sulla lunga distanza di merci e persone che sono le rotte navali, il treno e diciamo quello che noi in gergo di ingegneri chiamiamo il trasporto su ferro sulla media distanza.
e la rete d'accesso che è fatta tipicamente in gomma. Il segreto? Il segreto è che tutte queste reti sono costituite da archi di qualche tipo, ponti radio piuttosto che fibre ottiche, strade oppure le rotte navali e le ferrovie e le strade di nuovo, ma tutti i nodi sono simili tra di loro, per cui per le nostre persone, una volta acquisito il know-how di progettazione e l'esperienza di gestione della filiera costruttiva, è come giocare con i Lego e di conseguenza riusciamo ad industrializzare in maniera multidisciplinare le competenze. E la frontiera ultima è costituita dal fatto che, siccome tutto alla fine si porta dietro uno strato informativo e di database, quindi si porta dietro informazioni intime e caratteristiche, la frontiera nuova è quella dell'internet delle cose, dei big data, del riconoscimento del significato delle informazioni, della modellazione dei fenomeni e per ultimo l'intelligenza artificiale, cioè insegnare alle macchine a supportare l'uomo nelle attività di esercizio dell'infrastruttura, quindi per esempio in un porto l'imbarco, sbarco delle merci, la gestione del piazzale, la composizione e la scomposizione di un treno, il gate in, gate out di un camion, piuttosto che le attività di manutenzione, perché tutte le nostre infrastrutture, oltre che essere accomunate dall'avere dei nodi simili, sono tutte infrastrutture che sono critiche e strategiche per i nostri clienti. Questa è la chiave, noi siamo lì dove ci sono mission critical da svolgere dalla concezione alla dismissione di un'infrastruttura. Ha parlato di Via della Seta, un altro punto. Allora, voi lavorate anche all'estero. Due domande. Intanto, quanto è importante per voi il mercato estero? Ma la domanda più importante, si lavora meglio all'estero o in Italia? All'estero, è una domanda, dove, è una, allora, però, è una domanda che contiene mille domande ed è molto significativa e la ringrazio molto per averla fatta in questa maniera qua. Allora, innanzitutto noi riteniamo da sempre, cioè dal 1998, quando siamo andati all'estero con i miei fratelli e pochissime persone, perché non avevamo nemmeno i soldi per l'aereo quella volta, eravamo piccoli, e riteniamo che la missione di ogni impresa nazionale sia quella di andare a appropriarsi di PIL di altri paesi. L'estero è fondamentale, altrimenti si vive in un'economia drogata che si arrovella su se stessa. L'Italia fino alla caduta del muro di Berlino, per capirci. Cioè si lavorava per ristrutturare casa nostra. Invece l'obiettivo di qualsiasi impresa deve essere quello di portare know-how, competenze e generare reddito all'estero, non delocalizzando ma internazionalizzandoci. Motivo per cui nel 2011 abbiamo chiesto al Fondo Italiano di Investimento di entrare nel nostro capitale, quindi abbiamo aperto le segrete stanze della poca finanza che avevamo ad un soggetto terzo, ci siamo fatti insegnare il mestiere e con i soldi che hanno investito, il fondo ha investito in equity, abbiamo spinto molto sull'internazionalizzazione, andando a comprarci i nostri principali clienti all'estero. Per cui oggi siamo leader nei Balcani, siamo leader in Russia, siamo leader in Caucaso, stiamo guardando con grande attenzione al mercato americano, dove nel 2019 sicuramente investiremo dei soldi per andarci a lavorare e contiamo di portare il nostro fatturato estero dal 35% di oggi entro il 2020 almeno al 60% all'estero. Cosa c'entra la Via della Seta? La Via della Seta ha, segnalo che il Fondo Italiano di Investimento, il nostro private equity, a cui noi dobbiamo praticamente tutto, così come dobbiamo tutto a Elite, che è il corso di managerializzazione e di crescita organizzato da Borsa Italiana, e ha realizzato 2,6 volte l'investimento fatto in meno di 6 anni e grazie ai suoi insegnamenti noi ci siamo quotati all'AIM, quindi siamo la prima società di ingegneria, di project management e di ICT dedicata alle infrastrutture e all'infrastructure lifecycle management indipendente,
quotata. In un segmento piccolo come Lime in Italia, però siamo quotati. Perché la Via della Seta? La Via della Seta è una scelta obbligata se uno da ingegnere o da imprenditore guarda le dinamiche mondiali. I prossimi 20 anni, fino diciamo anche 30, fino al 2050 saranno i decenni della Cina. Dal 2050 in poi, grosso modo, la popolazione mondiale sarà, e quindi la popolazione dei consumatori sarà suddivisa tra Cina e Africa. E l'Europa e gli Stati Uniti e il mondo che noi conosciamo oggi saranno completamente stravolti. Per cui noi ci auguriamo di essere ancora qui fra 200 anni a raccontarcela. In realtà, per il breve tempo che abbiamo di fronte, dovevamo far crescere la nostra azienda in quelli che erano i mercati nascenti. E l'interscambio merci tra la Cina e l'Europa attraverso Suez era un qualche cosa che ci affascinava da molto tempo. E quindi dal 2011 in poi abbiamo cominciato ad investire nella logistica per presidiare la Belt and Road, sia il punto cavallo di battaglia di Xi Jinping, insomma. Assolutamente. Senta, il tempo purtroppo è tiranno, volevo farle qualche altra domanda veloce, ne parlavamo prima. Durante la recessione c'è stata una contrazione del credito importante. Oggi comincia a digelarsi, ma non per tutti. Molte aziende, sono in Italia, perso moltissimo, non abbiamo ancora recuperato il PIL antecrisi, siamo 4-5 punti indietro. Quanto valuta che si poteva evitare questa stretta del credito? Quanto è inciso su questa perdita forte, soprattutto peraltro del manifatturiero? La stretta del credito del 2012 e del 2013 è stata una conseguenza, è stata l'onda lunga della crisi della Lehman Brothers e della finanza mondiale. Il 2013 è stato per noi di DBA Group un anno estremamente difficile, perché le banche non erano più in grado di erogare il credito che una piccola e media azienda, ma anche una grande azienda, di cui le aziende hanno bisogno per finanziare l'attivo circolante, l'attività di tutti i giorni. E è un dato di fatto che poi l'economia si è ripresa, l'Europa si è ripresa e l'Italia ha dato dei timidi segnali dal 2015, di rilancio qualcosa. Dal 2014, secondo i nostri dati, e secondo quello che abbiamo vissuto noi. Per noi il 2014 è stato un anno di inversione di tendenza, il 2015, 16 e 17 sono stati anni di grande crescita, tant'è che ci siamo quotati con dei numeri molto importanti. E purtroppo da imprenditore io comincio a riannusare l'odore acre del credit crunch che si avvicina, cioè di nuovo una ristrettezza del credito verso le piccole e medie imprese, dovuta soprattutto a fattori endogeni del nostro paese. Sono molto critico su quella che è la legge finanziaria e la legge di bilancio che abbiamo approvato e che stiamo proponendo all'Europa. Ho molta paura dello spread che sale, che scende, che non è stabile. Comunque sui 300 punti più o meno. 300 punti, come dice il ministro Tria, che è una persona certamente seria e competente, fino a 300 punti reggiamo. Il problema è che quello che non reggiamo è l'instabilità di questo spread che balla e il pericolo che le banche hanno di doversi ricapitalizzare. Se la banca deve ricapitalizzarsi, non ha più i soldi per finanziare l'economia. Poi vengono da un ciclo di capitalizzazioni importanti, molto importante. Le banche italiane, lo diceva il presidente della BCE, hanno fatto miracoli nonostante i fallimenti delle piccole, comprese le nostre due venete. Hanno fatto dei miracoli e sono banche sane oggi. Speriamo bene. Chiudiamo con una battuta. Giorni fa, il capo, sempre su questo tema,
il capo della vigilanza, una donna, adesso mi sfugge il nome, della BCE, quando gli hanno fatto la domanda sulle banche italiane, Christine Lagarde ha detto le banche italiane hanno fatto molto, sarebbe veramente un peccato se eccetera, però hanno detto, ma come andranno? Ha detto incrociamo le dita. Non è un bel, è un allarme serio, detto dal capo. Ah no, allora non era la Christine Lagarde, ma era una non ricordo il nome, sì, il non era lei, era il capo della però vigilanza. Ricordo che ha detto che dobbiamo incrociare le dita. Sì. Diciamo che ha perfettamente ragione, non c'è null'altro da aggiungere, nel senso che il nostro paese non sarebbe oggi in grado di supportare un altro credit crunch. Vorrebbe dire fondamentalmente aver perso la competizione con gli altri paesi. Poi non succederà nulla, semplicemente perderemo la sovranità e tutte le nostre aziende migliori, compreso la nostra, non perché sia la migliore ma perché è una buona azienda, probabilmente saranno destinate a cambiare di proprietà e a entrare in gruppi più importanti e più grandi, che però perderanno certo, lo spirito imprenditoriale certo, italiano, quindi la nostra creatività. Bene, è stato molto interessante, andrei avanti per ore, veramente è una miniera di informazioni e di valutazione. Ringrazio davvero molto. Ricordo, ingegner Francesco De Bettin, presidente di DBA Group, mi sembra il premio di Italia Informa anche da questa intervista sia meritato, strameritato il suo. È un grande onore, io non me lo sarei mai aspettato, questo è l'anno dei premi, se me li danno vuol dire che in qualche maniera non me li merito, ma ce li meritiamo, perché io sono qui come Francesco De Bettin, ma rappresento i miei fratelli e i nostri 500 dipendenti che nel mondo ci consentono di essere tra i migliori. Grazie mille, ingegnere.